ciao, Corrado Oddi, l'attore di questo reading, lettura di brani curato da Dacia Maraini qui a Giulianova. Allora, Corrado, se ci puoi illustrare questo progetto e che cosa andrai a leggere per il pubblico tra poco. Ma in realtà gli attori siamo due, io e Rossella Micoletti, che avrete tra poco il piacere di sentire. E leggeremo dei brani che sono stati di autori abruzzesi comunque, sono stati selezionati da Dacia Maraini e Paolo Di Paolo, e la regia di Dacia Maraini è una lettura, è un'interpretazione di brani di letteratura, di autori come Gregorovius, Silone, Flaiano ed altri, e accompagnati anche da un coro, il coro polifonico di Pescara. Abbiamo appena finito da poco le prove con Dacia, che in realtà ci siamo visti pochi minuti fa, e lei devo dire che è stata anche molto attenta nel puntualizzare le interpretazioni e alcune cose legate all'efficacia della parola, perché lei ci considera delle parole che comunque fluttuano nell'aria e raccontano qualche cosa. Il progetto si chiama Respiro Leggero dell'Abruzzo, che inizialmente è stato interpretato da Franca Valeri come attrice unica e prima di questo, possiamo dire, collage, reading di racconti e poesie, di brani che parlano dell'Abruzzo, dell'Abruzzo sia dell'entroterra sia dell'Abruzzo legato anche alla costa. Autori come D'Annunzio, per esempio, come Fraiano, per esempio, fanno da cornice, insomma, sono parte integrante, non da cornice, di questo progetto. E niente, è una cosa che è nata in poco tempo. Io sono stato coinvolto la settimana scorsa nel progetto, sono comunque lusingato, e quindi ringrazio innanzitutto Dacia Maraini per avermi dato fiducia, come non conoscendomi in realtà proprio come attore, la conoscevo diversamente, ci siamo incontrati diverse volte e spero di non deludere, di non deludere né lei e quantomeno il pubblico di Giulianova questa sera. Mi faccio in bocca al lupo, crepi il lupo e spero bene Ah, per Corrado, tutti. una curiosità, qual è l'autore selezionato da Dacia che ti ha colpito di più e chiaramente il testo che ti è piaciuto di più che andrai a leggere, se ce lo puoi Ma gli anticipare? autori che mi hanno colpito di più sono Titta Rosa, che è un brano sul vino che rimane chiuso nella botte e che parla della botte come un momento di prigionia. In realtà, secondo me, la metafora legata alla prigionia dell'uomo nell'oscurità è molto forte in questo brano, però raccontato in maniera molto ironica. Ho avuto l'idea di interpretarlo così, in maniera divertente, quasi giocosa, e a lei è piaciuto molto, si è divertita molto. E ovviamente anche un passo tratto da Il seme sotto la neve di Ignazio Silone, un dialogo fra due personaggi che comunque riscoprono l'Abruzzo interno, come l'Abruzzo anche dalle mie parti. Io sono di Trasacco, vivo ad Avezzano, per questioni lavorative sto a Roma, ma comunque sono abruzzese a tutti gli effetti. Ok, Corrado, un grosso in bocca al lupo si dice? Crepi. E vedremo questa intervista su popact.info. Grazie, Grazie, Corrado, grazie a ciao. voi, ciao.